Buongiorno Sud, bentrovati anche oggi, sabato 17 ottobre. Il sole sorge in Puglia alle 7:06 minuti e tramonta alle 18:09. In Basilicata sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:19. In Molise sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:22. La luna sorge alle 6:13 e tramonta alle 17:21. La fase lunare è l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia Sant'Ignazio d'Antiochia. Fu il terzo vescovo di Antiochia in Siria, non era cittadino romano e pare che non fosse nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre era vescovo ad Antiochia, l'imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato e condannato, Ignazio fu condotto in catene da Antiochia a Roma, dove si allestivano feste in onore dell'imperatore e i cristiani dovevano servire da spettacolo nel circo sbranati dalle belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio scrisse 7 lettere in cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli errori degli gnostici, di mantenere l'unità della Chiesa e si raccomandava soprattutto ai cristiani di Roma di non intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell'anno 107 fu dunque sbranato dalle belve, verso le quali dimostrò grande tenerezza. Oggi inoltre ricordiamo i santi Zosimo e Dulcidio. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice Daniela Poggi, che compie 53 anni, al comico e cabarettista di Zelig, Leonardo Manera, che ne compie 41, e al rapper, attore e produttore discografico statunitense Eminem, che ne compie 37. Così è accaduto il 17 ottobre. Nel 1931 Al Capone viene condannato per evasione fiscale. Nel 1933 Albert Einstein fugge dalla Germania nazista e chiede asilo agli Stati Uniti. Nel 1979 Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. E infine nel 2006 a Roma un treno della metropolitana della linea A si schianta contro un altro fermo alla stazione di Piazza Vittorio, provocando un morto e 200 tra feriti e contusi. Oggi parliamo di uno dei concorsi internazionali di clarinetto più importanti d'Europa e che seleziona fino a domani all'Auditorium Cappuccini di Noci giovani clarinettisti provenienti da tutto il mondo e che gareggiano per aggiudicarsi gli oltre 6.000 euro di premio in palio. La giuria internazionale è composta da personaggi di assoluto valore artistico. A volte può capitare di procurarci delle macchie di inchiostro sui nostri capi, ecco alcuni rimedi per rimuoverle. Sul cotone, tamponare a rovescio con alcol o trementina, oppure lavare con acqua salata o acqua e aceto bianco. Per l'inchiostro di china, ungere con burro e dopo una mezz'ora lavare col detersivo alla soda. Se colorato, utilizzare il permanganato di potassio al 5%. Se indelebile, ammoniaca diluita con trementina sulle fibre sintetiche, tamponare a rovescio con una soluzione di una parte di acqua ossigenata in 6 di acqua. Per la seta, preferire la lavanderia. Ascoltiamo cosa suggeriscono gli astri per oggi. Ariete. L'energia fisica vi sosterrà, ma dovreste guardare al futuro con più ottimismo, con maggiore serenità. Invece, state sprecando molte risorse, arrovellandovi il cervello e sprecando la vostra energia in cose inutili. Toro. Passerete dall'euforia al nervosismo in più di un'occasione. Non permettete che un problema incida negativamente sulle vostre relazioni interpersonali o nella vostra vita di coppia. Gemelli, usate tutto il vostro fascino e la vostra indiscussabilità per portare a termine idee e progetti che in questo periodo sfornate in quantità. Non rimandate un chiarimento. Cancro. La tentazione di lanciarvi in spericolate imprese potrebbe essere forte. Frenate l'entusiasmo e agite con più prudenza, soprattutto se qualcosa non vi è del tutto chiaro. Leone.
La giornata potrebbe portare momenti di felicità e un'atmosfera gioiosa intorno a voi, se non fosse per una fastidiosa luna che crea contrasti con donne oppure in famiglia. Contate fino a 10. Vergine, le stelle portano alla maggior parte di voi notizie inaspettate che dovranno essere prese in gran considerazione, soprattutto se siete alla ricerca di un lavoro o desiderate migliorare la vostra posizione. Bilancia, situazione astrale globalmente felice in cui molto è lasciato alla vostra iniziativa personale, la vostra capacità di agire. Nel lavoro basterà un nulla per ottenere quanto sperato. Scorpione. Se vi sentite stanchi, distratti, di cattivo umore e inconcludenti, staccate la spina e regalatevi qualche momento di pausa. Vista la dissonanza lunare, non assumete comportamenti troppo severi. Sagittario. Avrete pieno successo nelle vostre iniziative, aumenterete i guadagni, sistemerete le questioni in sospeso e trascorrerete una splendida serata con chi vi sta a cuore. Capricorno. Oggi potrete contare su una giornata molto produttiva, specie se utilizzerete senso pratico e capacità organizzative. Troverete interessi nuovi da condividere col partner o con amici. Acquario. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete molto presi, tanto da non guardare l'orologio. Pesci. Chi vi ama vi seguirà e chi invece vede le cose diversamente da voi andrà per la propria strada. Vi impegnerete in attività assistenziali e dimostrerete sensibilità verso chi ne ha bisogno. E siamo pronti per il nostro proverbio del giorno. Un legno non fa fuoco, due ne fanno poco, tre lo fanno tale che ognuno si può scaldare. E io vi ricordo che l'almanacco torna anche domani mattina su Antenna Sud e che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci a domani e buona giornata.